prima contro terza, anche se distanziate da 10 punti in classifica. Ospedaletti Taggia è comunque un derby, quindi partita se una di quelle gare che sfuggono ad ogni pronostico, per di più con diversi ex e con parecchi giocatori che in passato hanno militato assieme in altre squadre. Al sesto minuto si comincia subito forte, Sturario impegna Pronesti ad una parata a terra sulla respinta scappatura, prima colpisce il palo, poi mette in rete ma da posizione irregolare. 60 secondi dopo occasione per il Taggia, Salmaso si presenta solo davanti a Frena ma il suo pallonetto termina alto. È iniziato fortissimo questo derby, allora passano solo 10 minuti, l'Ospedaletti sblocca la partita grazie ad una bella combinazione tra Sturaro che si inserisce in aria, crossa per Miceli, bravo ad anticipare il proprio marcatore e a mettere in rete il pallone dell'1-0. Qualche minuto più tardi Ventre serve una palla d'oro a scappatura che dà ottima posizione, però calcia alto, ci prova anche Tarantola da fuori area ma Frenna non si fa sorprendere e due minuti più tardi siamo al 20°, l'estremo difensore chiamato ad un altro intervento decisivo da una deviazione di Alessio Negro. Alla mezz'ora l'arbitro punisce con un calcio di rigore un tocco col braccio di Rosso su un cross della sinistra di Fici, sul dischetto si presenta Miceli che trasforma e porta il risultato sul 2-0. Passa un solo minuto e Sturaro serve a scappatura un pallone da spedire in fondo al sacco ma il giovane attaccante spedisce altissimo di testa. Il Taggia si rivede a 7 minuti dal duplice fischio con un calcio di punizione velenoso di Tarantola deviato di testa da Fiuzzi, sul quale Frenna si esibisce in un grande intervento. La musica cambia improvvisamente nella ripresa, già al secondo minuto ancora Fiuzzi su azione d'angolo spedisce di poco alto. Al 50° arriva la rete che accorcia le distanze con Ravoncoli che avanza fino al limite dell'area indisturbato e conclude con un gran tiro sul quale Frenna non può arrivare. La situazione in casa Ospedaletti si complica perché al 55° Miceli colleziona il secondo cartellino giallo e lascia i suoi compagni in 10. La partita, che a fine primo tempo pareva chiusa, si fa improvvisamente vibrante e nervosa e il direttore di gara Luca Pileggi di Bergamo ha il suo bel da fare per tenerla nei giusti binari. Il Taggia si riversa in avanti, sfera al gol con una conclusione di Giurat deviata involontariamente da Rovella, invoca un paio di rigori e mette in grande difficoltà la capolista. L'occasione più grotta capita però a Rovella alla mezz'ora su un lancio dalle retrovie, l'attaccante anticipa tutti ma la sua conclusione termina alta di un niente. La pressione ospite è costante ma poco lucida e Frenna rischia poco fino alla fine in un finale ad alta tensione. Anche il Taggia rimane in 10 uomini per l'espulsione di Fiuzzi. L'Ospedaletti, anche se con qualche sofferenza di troppo, riesce a portare a casa 3 punti fondamentali che le consentono di rimanere a +3 sulla Lanesi a 6 gare dal termine, un margine abbastanza rassicurante.